Carlo? No. Antezza è presente. Sardone? Presente. La Macchia? Presente. Tortorelli? Presente. Manicone? Assente giustificato. Sasso? Assente. L'Episcopia? Presente. Adduce? Presente. Antezza Annunziata? Assente. Scarola? Scarola assente. Iacovone Antonio? Assente. Alba? Assente. Tralli? Assente. Trombetta? Presente. Montemurro Angelo? Montemurro è presente. De Mola? Presente. Iacovone Pietro? Presente. Leonetti? Presente. Mater Domini? Assente giustificato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Bene, il numero legale c'è, siamo in prima convocazione. Volevo nominare gli scrutatori, così non rischiamo di non dimenticarci. Augusto Toto, il consigliere Trombetta, Maria Teresa Vena. Se siamo d'accordo possiamo ritenerli nominati. Allora, il primo punto all'ordine del giorno recita comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco. Sì, mi è stato chiesto di dare comunicazione al Consiglio su questa recente dimissione dell'assessore comunale Anna Selvaggi. Per essere corretto e puntuale, vi leggo la lettera di dimissione nella sua stesura puntuale. Dimissioni dall'incarico di assessore della Giunta Comunale di Matera. A distanza di un anno dalla costituzione della Giunta e dall'assunzione del mio incarico di assessore alle attività produttive e al turismo, si registra una insoddisfazione generale sull'operato dell'attuale amministrazione, sia sul piano politico che su quello dell'azione amministrativa. Dal malcontento diffuso della cittadinanza, il giudizio negativo coinvolge tutti i settori dell'amministrazione, che ovviamente risponde del suo operato e della sua collegialità. Chi più chi meno, con le nostre prerogative e sensibilità, dobbiamo sentire il peso di non aver per tempo denunciato gli ostacoli che si sono sovrapposti nell'espletamento del nostro incarico. Sul piano personale mi è stato impedito di svolgere la mia attività di assessore con il piglio con cui conduco l'azienda di famiglia, avendo la presunzione di affrontare le varie problematiche pubbliche con un'ottica imprenditoriale. In particolare, gli impedimenti sono stati dovuti a lacci e lacciuoli di diverso genere, ma soprattutto alla poca e contrapposta collaborazione da parte di chi è deputato per contratto e per livello di responsabilità alle funzioni gestionali del Comune. L'esperienza fin qui acquisita da assessore è stata comunque occasione per conoscere e approfondire esigenze e aspettative degli operatori economici, i quali, consapevoli dell'importante funzione che le leggi e normative vigenti assegnano all'amministrazione comunale, auspicano maggiore collaborazione e compartecipazione decisionale sulle politiche concernenti lo sviluppo economico e la promozione della città. Nonostante le difficoltà, ho avuto comunque l'opportunità di apprezzare e condividere l'impegno delle varie associazioni imprenditoriali di categoria che hanno in questo anno profuso energie per supportare quanto da me posto in essere. Di questo li ringrazio anche per la loro disponibilità e i suggerimenti ricevuti, sempre con l'obiettivo comune di rendere un servizio alla nostra città.
Pertanto, per le motivazioni esposte, rassegno le dimissioni da assessore, sperando che questo mio gesto di responsabilità ponga all'attenzione di tutti la improcrastinabile necessità di rivedere l'attuale governance nell'interesse della collettività materana. A questa lettera di dimissioni, in termini di obbligo istituzionale, ho risposto: gentile assessore, ho preso con rispetto atto delle tue dimissioni e delle motivazioni poste a base della tua decisione. Non entro nel merito delle valutazioni, ma ritengo che le difficoltà denunciate sono quelle che spesso abbiamo registrato e discusse. Il nodo centrale è rappresentato, come noto, da una organizzazione interna non rapportato al ruolo, alle funzioni e alle esigenze del nostro comune. Una struttura comunale asfittica perché non rafforzata da moltissimi anni e con aree dirigenziali prive da tempo di responsabili stabili. Ritengo comunque l'esperienza compiuta positiva per il costruito rapporto umano tra di noi e per il tuo disinteressato contributo nella individuazione delle soluzioni dei problemi numerosi che hanno investito il tuo personale, la tua personale responsabilità e quella collegiale della Giunta. Per tale ragione ti ringrazio per la tua preziosa collaborazione che si è interrotta per una tua rispettabile e personale scelta. Con i grazie dei colleghi della Giunta ti giungono i sentimenti della mia stima e della mia cordialità. Questo è il dato, chiamiamolo notarile, del rapporto che è avvenuto in questi giorni con l'assessore Selvaggi. Ma siccome noi dobbiamo anche arricchire questa valutazione, devo partire dall'ultimo punto della Selvaggi, che concorda con quello che io in questo periodo ho in animo di rivedere l'attuale governance del comune, perché anche lei ha registrato fragilità o soprattutto incoerenze sotto il profilo, diciamo, della qualità operativa, perché la qualità morale e professionale è fuori da ogni discussione. È chiaro che nel momento in cui si aprono le visioni di una futura modifica della governance, qualcuno ha ritenuto di anticipare le dimissioni perché forse convinta che sarebbe stata forse, diciamo, sostituita e quindi sarebbe stata, diciamo, avrebbe abbandonato questo ruolo di governo della città. Il problema è tutto questo. Quello che io non condivido nella lettera della Selvaggi è legata alla sua valutazione politica, che non mi sembra corretta, soprattutto da parte di chi ha governato per quasi un anno la città. Entriamo nel tema della questione. Il tema della questione è uno e solo. Si chiama Bassanini. La Bassanini ha dato alla dirigenza un'autonomia operativa notevole, ma ha dato agli assessori, al governo politico, il potere dell'indirizzo e del controllo. Quindi non penso che sia stato giusto dire che ci sono stati lacci e lacciuoli che hanno impedito un percorso operativo. C'è stato, secondo me, una inesperienza amministrativa e gestionale che ha creato situazioni di debolezza nel rapporto tra la rappresentanza politica e la presenza, chiamiamola, amministrativa dirigenziale del comune. Io spesso dico ai dirigenti che assumono la posizione che rispetta per legge che dietro quelle carte che noi proponiamo
come problema legato a condizioni di soluzioni, dietro quelle carte non c'è una asetticità sociale, dietro quelle carte ci sono i problemi della gente che loro debbono tentare di risolvere insieme a noi. Io sono convinto e anche registro le situazioni molte volte di panico da parte della dirigenza nel momento in cui debbono assumere delle decisioni, perché è il clima nazionale che terrorizza chi deve prendere delle responsabilità. Noi che apparteniamo a livello della politica non abbiamo paura di prendere le responsabilità, ma altri sono inseguiti dalle segnalazioni esterne, per cui tutto si riduce a una visione, chiamiamola burocratica, amministrativa, direi quasi fiscale, della conduzione delle questioni che sono sul tappeto e dietro le quali esistono però i problemi della gente che dobbiamo risolvere. Noi viviamo l'incubo continuo che si chiama Cantone, danno erariale e Corte dei Conti. Questo trinomio è diventato così penetrante nelle coscienze di chi deve decidere che molte volte chi non ha il coraggio di decidere viene preso dall'allarme e dalla, diciamo, dal panico della decisione, che porta a quelle impasse, a quelle neutralizzazioni, a quelle pause, a quelle inerzie di cui la Selvaggi fa cenno e fa richiamo. Questo è il quadro che noi abbiamo di fronte e sul quale noi non abbiamo nessuna questione da avanzare, se non quella che molte volte, come vi ho detto, che ho avuto il coraggio o la responsabilità di affrontare i temi anche in difformità delle posizioni assunte dai dirigenti sotto il profilo della cosiddetta legittimità degli atti. Però questo che cosa succede? Succede a una persona che ha l'età che ho, ha l'esperienza che ha, ha anche una professionalità già radicata che gli consente di poter avere il coraggio di superare alcuni binari e alcuni ostacoli. Altri, ovviamente, non avendo questa struttura, chiamiamola culturale e politica, naufragano di fronte al problema eterno del rapporto tra potere politico e potere amministrativo. Questo è il quadro che è in avanti a noi ed è uno dei problemi che io sto verificando attraverso il momento della riconsiderazione del governo della città, perché per le ragioni che ho detto e come certamente la Selvaggi ha scritto, noi stiamo verificando la necessità o la opportunità o la utilità di rivedere l'attuale governance, perché, come ho sempre detto, noi siamo di fronte a un ruolo della città internazionale, a problemi gravissimi che sono sulle nostre teste, e abbiamo bisogno di uomini e di donne capaci e capace di livellare le montagne, di trascinare a mare le montagne. Chi non ha questa forza, che diventa da una forza di missione politica, certamente poi si imbatte nelle questioni del quotidiano e nelle amarezze del quotidiano e non esce a risolvere le questioni e non avere questo ruolo di missione che io ho cercato di tratteggiare. Questa è la situazione attuale di questa nostra esperienza
che al di là però di tutte queste parole, di tutte queste riflessioni, di queste motivazioni, rientra in un fatto fisiologico dei governi, perché le metamorfosi dei governi, le sostituzioni di assessori, le operazioni vicarianti sotto il profilo delle presenze degli assessori in giunta e la normalità di governo, soprattutto dei comuni. Quindi io ho accolto per motivi di correttezza questa stimolazione, ma io non vedo dietro questa sollecitazione gravità di questioni politiche e gravità di questioni amministrative. È una ordinaria, standardizzata alternanza di responsabilità all'interno delle giunte comunali. Grazie. Sindaco, volevo ricordare, perdonatemi se non l'ho fatto prima, un paio di comunicazioni, poi volevo ricordare che nella conferenza dei capigruppo l'altra sera abbiamo concordato che per questo punto, visto anche la corposità dell'ordine del giorno, dedichiamo un lasso di tempo veramente molto breve, decidiamolo poi per chi vorrà, in qualche maniera un quarto d'ora, 20 minuti eccetera. Avrete trovato sui vostri posti questo libro, è un omaggio che l'amministrazione vi dà con preghiera sicuramente di leggerlo e di riflettere. L'altra comunicazione è sempre nella conferenza dei capigruppo, è giusto che i signori consiglieri sappiano che è stato dato mandato a quattro capigruppo volontari a incominciare a studiare, di allineare, che voi sapete che purtroppo ci sono delle grossissime differenze tra il nostro regolamento e lo statuto, il nostro statuto, e quindi i consiglieri, l'Episcopia, Pietro Iacovone e consigliere Mater Domine, e speriamo anche il consigliere Augusto, dovranno in un lasso di tempo possibilmente relativamente breve, se fosse possibile addirittura prima dell'estate, mettere mano allineare il regolamento, cosa che avevamo già deciso, senza polemiche lo dico, avevamo già deciso da qualche mese, ma purtroppo per mille ragioni non si è potuto portare avanti. Dopodiché ritengo di dare la parola a chi me la chiede, con la cortesia, l'ordine del giorno è piuttosto corposo, con la cortesia sono le 17:55, dedichiamo un quarto d'ora, 20 minuti alla discussione di questo punto. Consigliere Adduce, prego. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio il Presidente del Consiglio per aver accettato la nostra sollecitazione a inserire al primo punto quella che io ritengo una doverosa comunicazione del Sindaco a seguito delle dimissioni di un assessore che, come ho avuto modo di riferire nella conferenza del capigruppo, non è motivata, diciamo, da ragioni personali, cioè, diciamo, altrimenti non avremmo neanche richiesto una discussione di questo tipo, comunque un inserimento all'ordine del giorno di una comunicazione del Sindaco. Le ragioni per le quali l'assessore al turismo si è dimessa sono di un peso straordinariamente grande e richiamano una condizione che non è soltanto quella riferita alle questioni pur delicate e importanti che riguardano
il rapporto di un assessore con la struttura di riferimento, diciamo i dirigenti, gli uffici, eccetera, che pure diciamo costituisce in certi momenti un problema a causa anche delle questioni che sono state riferite poco fa dal sindaco. L'assessore ha fatto una dichiarazione che va ben oltre, diciamo, le questioni che riguardano il suo rapporto con la struttura comunale, perché l'assessore dice, il sindaco ha letto la dichiarazione, ma credo che alla lettera dell'assessore Selvaggi, credo che si muova, diciamo, si muovono queste parole esattamente sulla stessa lunghezza d'onda di una gran parte dei cittadini di Matera. E tra l'altro lei raccoglie in queste parole, raccoglie ansie, preoccupazioni che sono della città, e devo dire che bisogna anche dare merito ad una professionista, un avvocato, una persona che tra l'altro si occupa di azienda, di avere la sensibilità, come dire, di comprendere che quella funzione di assessore, esattamente per il tipo di amministrazione che anche la Bassanini ha voluto costruire, cioè un'amministrazione dove ci fosse una netta distinzione, ci deve essere una netta distinzione tra gli organi politico-amministrativi e gli organi gestionali, totalmente distinto. Io ho fatto notare qualche giorno fa che mi si accapponava la pelle quando leggo alcune lettere del sindaco che dice a un dirigente: dispone la revoca di una certa autorizzazione. Il sindaco non dispone nessuna revoca, come non dà nessuna autorizzazione. Io penso che ci sia, diciamo, nonostante la lunga esperienza del sindaco, credo che lui abbia, diciamo, la collocazione di alcune prerogative collocate probabilmente agli anni di quando Berta filava. Berta, sindaco, non fila più. Le amministrazioni comunali sono tenute al rispetto ossessivo di questo principio, che è un principio sacro che abbiamo voluto in Italia, quella di distinguere che la funzione politico-amministrativa di indirizzo e di controllo dalla funzione gestionale. E guai a invadere il campo. Io lo so che probabilmente a molti di noi, mi metto pure io in mezzo, come no, avrebbe fatto piacere di più avere, diciamo, più elementi, come dire, di compulsione, capaci di far muovere di più secondo le esigenze e le necessità, ma si volle evitare, si volle finalmente rompere quel meccanismo per il quale al sindaco si chiedeva persino il certificato di stato di famiglia, il certificato di nascita, bisognava fare la fila davanti alla stanza del sindaco in alcuni comuni, soprattutto del Mezzogiorno d'Italia e anche del Nord, per avere il certificato di nascita. Voi sapete che oggi arriveremo finalmente all'automatica, diciamo, richiesta online delle certificazioni, c'è già oggi. Attenzione, sta esattamente inscritto in questo quadro la distinzione di responsabilità e di funzioni amministrativo, politico-amministrativo e gestionali, che era un quadro, questo sì, raccapricciante, per usare le parole del sindaco. Un quadro che vedeva una commistione che portava i cittadini a una sudditanza, invece i cittadini non devono essere sudditi, certo non devono essere neanche sudditi delle strutture comunali. E qui c'è il nostro ruolo, la nostra funzione di indirizzo e controllo, verificare se effettivamente si rispettano le norme, si rispettano i tempi, si fanno le pratiche, si istruiscono nei tempi previsti, si risponde nei 30 giorni o nei 60 giorni come dice la legge. Questo sì, questo è il nostro compito, verificare, controllare, compulsare, indirizzare, questo è il nostro compito, e questo è il compito dell'indirizzo generale, che io penso sia una cosa importantissima. Ma Selvaggi dice che a distanza di un anno si registra insoddisfazione generale sull'operato dell'amministrazione, e dice di più, dice sia sul piano politico,
Quindi giustamente la funzione politica, l'assessore, l'ha evidenziata in maniera propria, opportunamente propria, che su quello dell'azione amministrativa, dal malcontento diffuso nella cittadinanza, quindi raccoglie evidentemente le preoccupazioni selvaggi. Il giudizio negativo coinvolge tutti i settori dell'amministrazione, che ovviamente risponde nella sua collegialità. Io ho detto nella conferenza stampa, non avrei potuto dire meglio, esprimere meglio questa insoddisfazione, che c'è, serpeggia, è presente e credo che il sindaco ne abbia contezza prima di ogni altro. Per cui non ce la possiamo cavare con l'idea che vogliamo scaricare a massa sulla struttura comunale, che è nostra responsabilità. Così come non può il sindaco pensare di cavarsela dicendo che la giunta di qualità, leggo le parole del sindaco, in una sua dichiarazione alla stampa, non è stata possibile perché una retribuzione minimale, vale a dire di 1.400 euro, impone a chi ha già una presenza nella società di non poterla accettare. Cioè gli assessori praticamente, la professoressa, l'altra professoressa, il professore, il primo professore, sono tutti dei poveri cristi secondo De Ruggeri, perché hanno accettato praticamente per 1.400 euro, forse un po' di più, di fare che cosa? Di fare gli assessori. È una cosa, come dire, secondo me è una cosa che dovrebbe preoccupare la maggioranza prima di ogni altro, perché significa che quella funzione che secondo me molti in Italia e nel mondo svolgerebbero a gratis per il solo fatto di vedere sul proprio curriculum che ho fatto l'assessore della capitale europea della cultura, secondo me, come dire, innanzitutto è una concezione assolutamente sballata della funzione che ha il sindaco e l'assessore. Guardate, il sindaco di Milano e il sindaco della capitale italiana di Roma non è che ha un'indennità chissà quanto moltiplicata rispetto a quella del sindaco di Matera. Il sindaco di Roma prende 5.000 euro al mese e l'assessore proporzionalmente, quando è la proporzione con l'assessore? Il 40%, il 40%. L'assessore di Roma, non l'assessore di Cirigliano. Io ritengo che sia, diciamo, una valutazione che è, come dire, offensiva nei confronti della una funzione che secondo me merita invece rispetto e onore, soprattutto per gli assessori che De Ruggeri ha chiamato a svolgere questa funzione. È evidente quindi che dietro questa storia, e ritorno alle dimissioni di Selvaggi, c'è il tema che Selvaggi solleva, che è un tema politico non risolto da una maggioranza che, e io non tornerò su questo argomento, si è messa, diciamo, insieme attraverso un'operazione che abbiamo definito quando era il momento di definirlo. Oggi siete consiglieri comunali e rispondete al mandato senza vincolo, senza vincolo, per cui avete il dovere, oltre che il diritto, di organizzarvi e di darvi un indirizzo, quell'indirizzo che non noi, ma un assessore, un vostro assessore ha detto che non c'è. Noi lo abbiamo individuato nella debolezza della guida di questa amministrazione, che si è fatta praticamente scippare tutto quello che avevamo costruito faticosamente negli anni. E la prima cosa che si è fatto scippare è stato, diciamo, la assoluta peculiarità della nostra città nel contesto regionale e nel contesto meridionale. La funzione guida di questa regione che noi avevamo assunto, noi, quando dico noi dico la città di Matera, attraverso un percorso a cui guardavano tutti con enorme meraviglia e con grandissimo interesse, noi ce lo siamo fatti togliere, soffiare da sotto il naso. Qui c'è il tema sul quale non si può deviare, non si può andare per altre vie. Qui c'è tutta la questione che non riesce a farvi muovere
Avete annunciato verifiche, avete annunciato rimpasti, avete annunciato cambi che a me personalmente non interessano ovviamente perché sono affari vostri, ma sono i segnali delle difficoltà. Ma queste difficoltà non sono delle case vostre, non sono delle famiglie vostre o non sono dei vostri famigli. Queste sono difficoltà della città che merita rispetto. Non se la può cavare il sindaco adesso la cosa, vediamo che cosa succede. Qui bisogna stabilire, dovete comunicarci che cosa volete fare, come volete uscire da questa impasse e da questo blocco che si registra ed è una questione registrata da noi da tempo, prevedibilissima al momento in cui avete messo mani all'amministrazione, ma registrata e dichiarata e testimoniata da persone che evidentemente si sono preoccupate in questi mesi dell'assoluta incapacità di svolgere la funzione che questa città deve e ha il dovere di svolgere. Io penso che sia assolutamente insoddisfacente la comunicazione del sindaco. Bisogna che su questa questione torniamo e ovviamente per quanto ci riguarda chiederemo un ulteriore approfondimento da parte del Consiglio Comunale. Grazie consigliere Aduce. Ci sono altri interventi? Bene. Allora, possiamo passare al punto... Chi mi aveva chiesto la parola per l'anticipazione? Qualcuno di voi aveva chiesto? Consigliere Toto. Grazie Presidente, volevo chiedere al Consiglio Comunale se fosse possibile anticipare il punto 7 al punto 1, anzi al punto 2 in questo caso. Quindi, chiede l'anticipazione sì, del sì, punto 7, va sì, bene? Grazie. Allora dobbiamo votare, si chiede l'anticipazione del punto 7, allora, chi è d'accordo? Ruggeri. Ah, di nuovo nominativo, segretario. De Ruggeri? Sì. La Pol? E all'unanimità? All'unanimità? Sì, all'unanimità. Bene, allora, d'accordo, bene. Grazie, all'unanimità. Allora, il punto 7 recita, grazie, articolo 39 numero 3 della legge regionale 4 marzo 2016, numero 5, individuazione degli immobili esclusi dalle disposizioni del presente articolo. Chi mi aiuta nella relazione? Assessore? Grazie. Assessore Cangelli. Allora, il punto all'ordine del giorno riguarda gli adempimenti relativi all'articolo 39 della legge regionale 5/2016, che è il collegato alla legge di assessore, stabilità. Assessore, perdonato. No, io poi ho dimenticato di, come saprete, i consiglieri, l'assessore Cangelli ha avuto purtroppo un grave lutto, io personalmente sono stato lì a casa sua e mi sono permesso di esternare le nostre più vive condoglianze a nome di tutti quanti gli assessori. Perdonami. Per carità, perdonato, grazie a tutti per tutte le manifestazioni di affetto che mi sono giunte, ufficiali, ufficiose e personali. Dicevamo, il punto all'ordine del giorno riguarda gli adempimenti relativi all'articolo 39 della legge 5/2016, il collegato alla legge di stabilità regionale. Si tratta di una norma che, come ampiamente discusso nelle commissioni consiliari, nella commissione consiliare competente in particolare, riguarda un mutamento di destinazione d'uso, cioè la norma, il comma 2 in particolare, consente il mutamento e destinazione d'uso di immobili legittimamente edificati, connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, da residenziale, direzionale o commerciale a turistico alberghiera. La finalità è dichiarata nel comma 1, vale a dire
collegata alla designazione a capitale europea della cultura della città di Matera, ma la norma riguarda tutti i comuni della Basilicata e quindi in maniera indifferenziata rispetto a, alla città di Matera appunto investita di tale designazione. Il terzo comma è la ragione per cui oggi siamo qui a deliberare, invita i comuni, entro il termine, invita è un eufemismo ovviamente, entro il termine perentorio di 120 giorni, a indicare con motivata deliberazione gli immobili per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione. Nel corso delle commissioni ho chiaramente esternato le premesse logico-giuridiche che hanno spinto alla proposta di delibera odierna. In linea generale, a mio avviso, ma il punto è stato condiviso ampiamente, a mio avviso si tratta di una norma che indebitamente espropria i comuni di un potere che è e deve restare in capo agli stessi, cioè quello di decidere in autonomia la destinazione d'uso degli immobili. Questo, dal mio punto di vista di giurista, cozza con il principio di sussidiarietà verticale, quantomeno, oltre che per altri aspetti rispetto al principio di uguaglianza e altri che è inutile adesso ripercorrere. Detto questo, l'amministrazione ha ponderato con attenzione la decisione che propone oggi al Consiglio Comunale, che è competente ad avere l'ultima parola sul punto, affrontando in modo differenziato il discorso relativamente ai quartieri Sassi e al centro storico in piano. Per i quartieri Sassi, anche in connessione con il loro essere sito UNESCO e con il loro valore intrinseco, si è ritenuto che si dovesse procedere alla perimetrazione degli interi rioni Sassi, il che non vuol dire che nei rioni Sassi non si possa procedere a mutamento di destinazione d'uso o alla realizzazione di strutture turistico-alberghiere o, come più precisamente avrebbe dovuto dire, concordo con quanto osservato in commissione, turistico-ricettive. Vuol dire che ai rioni Sassi si applica la disciplina della strumentazione urbanistica che questo comune ha posto in essere e che porrà in essere. Questo è il punto, è la conseguenza della perimetrazione. Per ciò che riguarda invece il centro storico, in piano, l'approccio è stato parzialmente differente non perché siano venute meno le ragioni di critica che ho anteposto a queste scelte, ma perché si è ritenuto che obiettivamente, per venire incontro a problematiche che sono state anche rilevate e poste in campo nel lavoro di adeguamento del regolamento urbanistico, cioè la carenza di strutture turistico-alberghiere e di strutture ricettive, ebbene nel centro storico si è proceduto in parte diversamente, ferma restando l'esigenza di individuare il valore storico testimoniale di taluni immobili, accogliendo un suggerimento venuto nel corso della penultima commissione dedicata a questo argomento, si è ritenuto di limitare diciamo, la esclusione ove non sussista un prevalente valore storico testimoniale alle quinte immediatamente prospicenti, le vie principali e i Sassi. Ne è venuta fuori chiaramente una planimetria dove sono indicate queste scelte e ovviamente per ciò che
perciò che non è contemplato in quella planimetria, si applicherebbe la norma regionale, ovviamente con il limite delle norme urbanistiche vigenti che la regione non può travolgere attraverso una norma di questo tipo. Io avrei finito. Grazie assessore. Ci sono interventi sul punto 7 all'ordine del giorno? Consigliere Leonetti, prego. Sì, grazie presidente. Allora, questa proposta di delibera in discussione in questa seduta del Consiglio Comunale, che come riferiva prima l'assessore Cangelli, fa seguito all'articolo 39 della legge regionale numero 5 del 2016, di fatto determinerà, se voglio dire l'esito della discussione e poi della votazione sarà quello di approvare appunto la proposta di delibera, una possibile modificazione delle destinazioni d'uso di moltissimi immobili del nostro centro storico, oltre che quello di altri comuni della regione Basilicata, in un modo, a mio avviso, spropositato e in assenza totale di valutazioni anche di carattere urbanistico, di pianificazione urbanistica. Perché? Perché la legge regionale all'articolo 39 di fatto, senza alcun tipo di valutazione anche in termini di standard urbanistici che si vanno a modificare, la legge regionale all'articolo 39, la legge regionale numero 5 2016 all'articolo 39 semplicemente al comma 2 recita: per le finalità di cui al comma precedente, cioè capitale europea, materia capitale europea della cultura 2019, nei centri storici dei comuni del territorio regionale è consentito il mutamento di destinazione d'uso di immobili legittimamente edificati, connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, da residenziale, direzionale o commerciale a turistico alberghiero. Il tutto totalmente in barba a qualsiasi valutazione inerente una normale pianificazione urbanistica. Cioè praticamente la legge regionale decide così di colpo che, ovviamente avrei dovuto fare una premessa, è evidente che l'impatto di questo articolo è su Matera, non riesco ad immaginare nei comuni della regione un grande interesse da parte di operatori economici e quanti altri dovessero essere interessati a realizzare, certo, e laddove si verificasse sicuramente, diciamo, le comunità in questo caso degli altri paesi, degli altri comuni della nostra regione saranno ben lieti che questo possa accadere. Il rischio invece è che nella nostra città diventi in qualche cosa un fenomeno incontrollato, incontrollabile e che non abbia come presupposto quello di garantire comunque uno standard di servizi che è necessario garantire. Cioè, se a seguito dell'approvazione di questa delibera di Consiglio Comunale, lo so, scaturita dalla legge regionale, non è stata un'iniziativa di questa amministrazione, non è stata un'iniziativa del Comune di Matera. Peggio ancora, perché la pianificazione urbanistica è uno dei principali compiti, è una delle principali competenze dell'amministrazione comunale e in particolare del Consiglio Comunale. Cioè questa norma regionale di fatto, consentitemi il termine forte, quasi espropria
l'amministrazione comunale, nel caso specifico di Matera, delle sue prerogative, della sua prerogativa principale, fondamentale, che è quello della pianificazione territoriale, della pianificazione urbanistica. Bene. Che cosa però, a mio avviso, l'amministrazione non ha fatto? Intanto siamo arrivati, il termine perentorio della legge regionale dei 5 mesi, siamo arrivati ai 5 mesi. Non va bene. Perché? Perché qualsiasi valutazione, seppur contenuta nella proposta di deliberazione secondo i criteri che ci ha esposto l'assessore Cancelli, sicuramente necessitava di un maggior approfondimento da parte, ritengo, sia degli uffici preposti della struttura comunale, sia dei consiglieri comunali che si sono visti, diciamo, pervenire. Peraltro anche noi avevamo sollecitato, anche attraverso il presidente della commissione urbanistica, di affrontare il prima possibile questa problematica, e ce la siamo alla fine visti arrivare soltanto a scadenza quasi arrivata, perché a giorni decorrono i 5 mesi riportati nella legge regionale. 4 mesi, scusate. Io voglio aggiungere, consentitemi, io è un anno, e l'ho fatto con 2 interrogazioni, che sto sollecitando la adozione del regolamento urbanistico. Lo feci addirittura all'insediamento della nuova giunta. E nonostante le ripetute affermazioni dell'assessore, anche del sindaco, di stiamo facendo, faremo, tra le affermazioni ripetute c'era proprio quella, recitava l'amministrazione, l'assessore Cancelli, c'è la necessità di rivedere il regolamento urbanistico così come era stato, diciamo, presentato e completato l'iter procedurale dalla precedente amministrazione, c'è la necessità, riferiva, di adeguare il regolamento urbanistico alle novità introdotte dalla designazione a capitale europea della cultura. Bene, uno degli aspetti è sicuramente questo, è vero che ne abbiamo anche discusso in una commissione urbanistica, però è trascorso un anno, queste valutazioni che adesso ci arrivano direttamente dalla regione, per cui se noi non escludiamo o escludiamo alcuni immobili, poi dobbiamo accettare questo mutamento di destinazione d'uso così, senza poter intervenire in alcun modo, avremmo potuto invece nel tempo, è trascorso un anno dall'insediamento di questa amministrazione, fare eventualmente le modifiche nel regolamento urbanistico e quindi introdurle noi con uno strumento di pianificazione generale, determinando però poi dei mutamenti più organici, perché oggi è chiaro che diventa difficile individuare gli immobili motivando l'individuazione degli immobili da escludere, se non quello ovviamente del patrimonio UNESCO, quindi dei rioni sassi, o di immobili che hanno interesse artistico monumentale, ma non basta, perché la mutazione di destinazione d'uso ha un effetto notevole, ha un impatto notevole nell'area interessata, oltre che ovviamente sui cittadini stessi che dovranno utilizzare quegli immobili. Mi chiedo, nel momento in cui io ho visto, diciamo, la planimetria allegata alla proposta di delibera, nella quale ci sono tutta una serie di immobili individuati esclusi dall'applicazione della norma, quindi per i quali non può farsi il mutamento di destinazione d'uso, moltissimi altri invece rimangono praticamente nella possibilità di mutare la destinazione d'uso. Allora, supponiamo che una serie di immobili, non lo so tutti, io mi auguro non tutti,
si comincino a realizzare immobili con, ovviamente anche realizzando opere, con destinazione d'uso turistico alberghiera di colpo, ma gli effetti sulla mobilità o sulla presenza dei parcheggi o sulla vivibilità del tessuto urbanistico del centro storico, abbiamo idea di quello che accadrà? Cioè gli effetti potranno essere davvero devastanti. Credetemi, io sono critico su questa proposta di delibera, non perché non condivida misure di questo tipo, che sicuramente determinano anche uno sviluppo economico. Ben lungi da me, l'atteggiamento di chiusura nei confronti di iniziative che possano determinare anche sviluppo economico, soprattutto in questa fase della nostra città, ma allo stesso tempo io lancio un grido di allarme sui rischi che questa indeterminata concessione, possibilità al mutamento di destinazione d'uso, che ripeto, da residenziale, direzionale o commerciale, praticamente tutto, può mutarsi in turistico alberghiero, è davvero pericoloso. Per cui io ritorno a dire, il regolamento urbanistico, abbiamo fatto anche un mese fa la commissione urbanistica nella quale l'architetto Nigro, il professor Nigro, ci ha illustrato anche una serie di modificazioni su indirizzo della nuova amministrazione rispetto al documento così come approvato dai vari soggetti regionali preposti dalla vecchia amministrazione, però ancora ad oggi non abbiamo le tavole, ci siamo fatti sorpassare da una norma regionale perché nel frattempo non siamo ancora addivenuti alla adozione in consiglio comunale, ancora oggi non conosciamo se queste modifiche, non abbiamo certezza al di là della tranquillità di quello che ci ha riferito in commissione l'assessore sul fatto che il regolamento urbanistico così come modificato dagli indirizzi della nuova amministrazione debba o meno necessitare di nuovo dei pareri dell'Ufficio Geologico Regionale e o della VAS, quindi del Dipartimento Ambiente della Regione. Io l'ho chiesto in commissione, ancora ad oggi non ho avuto un parere scritto da parte del dirigente competente che assicuri la non eventuale, io mi auguro, non necessità di ritornare in conferenza di pianificazione e riprendere, riprendere un iter molto molto complicato, per cui io mi auguro che si addivenga comunque al più presto all'adozione del regolamento urbanistico e che probabilmente queste decisioni le possiamo assumere invece all'interno della pianificazione generale e non con questa delibera sotto lo stress tra virgolette temporale imposto dalla regione Basilicata dei 4 mesi. Grazie consigliere Leonetti, faccio appello ancora al rispetto dei tempi lì dove fosse possibile. Ci sono altri interventi? Consigliere Cassino. Grazie Presidente, un saluto a tutti i consiglieri e al Sindaco. Io sto notando con esprimo piacere che ultimamente una parte politica di questa amministrazione è molto attenta, dimenticando forse di essere stata distratta per un lungo periodo. Mi riferisco in particolar modo all'ultimo intervento, dove ho notato che per la maggior parte
il consigliere Leonetti ha messo il dito, ha puntato il dito per quello che attiene, diciamo, l'approvazione del regolamento urbanistico, dove noi siamo in fase di approvazione, assessore. Io voglio ricordare al consigliere Leonetti che sono passati 1825 giorni a vostra disposizione e 1825 giorni, cioè vale a dire 5 anni, non avete fatto nulla. Lo potevate approvare in 5 anni. Questa è la verità. Quindi di che cosa stiamo parlando? Prima di parlare bisogna fare forse un po' di mia colpa. Poi mi puoi rispondere dopo, consigliere Aducci. Bisogna fare un po' di mia colpa, perché la mia colpa è che voi in 5 anni non avete approvato nulla per quello che attiene il regolamento urbanistico. Quindi quale predica e con quale coraggio e sfacciataggine si viene in quest'aula ad accusare un'amministrazione che sta lavorando con tutte le problematiche? Ho letto oggi sulla stampa alcune dichiarazioni, signor sindaco, alquanto sconcertanti, e mi riferisco agli interventi di qualche consigliere di nota e provata esperienza politica, perché nel lungo corso ha svolto più volte la funzione di amministratore, quindi conosce bene la macchina amministrativa, quasi quasi come se oggi si viene qui e si grida: sindaco, attenda allo scandalo. Questo non è nessun scandalo. L'articolo 39 della legge regionale ci impone di delimitare degli immobili che noi riteniamo che siano di interesse storico e culturale, e quindi noi ci assumiamo la responsabilità e il coraggio di dire qui no, noi non vogliamo che nascono ancora ulteriori contenitori turistici, alberghi. Mi rendo conto che giustamente nella relazione qualcuno dice sono passati di 5 mesi, o le 5 mesi, erano 120 giorni, quindi già qui si è andati indietro di un mese, io direi di 5 anni e un mese. Ma soprattutto si viene qui a fare la morale a una legge che ci impone la regione, e noi preventivamente abbiamo discusso in commissione con tutti voi di questa legge e abbiamo avuto il coraggio, insieme all'assessore, insieme all'amministrazione, insieme a voi, di dire: per noi questi palazzi di interesse storico e culturale non è giusto che qui possano sorgere altre strutture ricettive, alberghi. E poi, anche allorquando si dovesse verificare che in un'assenza, come avete detto voi, di una programmazione, che non è così, perché noi l'abbiamo vista attentamente, qualche cosa sia sfuggita, avete fatto tante varianti, avete approvato varianti infinite. Ma di che cosa stiamo parlando? Vorrà dire che se noi abbiamo omesso o abbiamo dimenticato, o meglio dire, rivediamo che forse sia il caso di inserire qualche altro immobile, si fa una variante, che non è una variante speculativa. Ma no, perché io parlo con il cuore, caro Tortorello. E allora quando si viene qui, diciamo, per spirito a fare opposizione strumentale, io non ci sto, caro Tortorello. A me la politica non me l'ha detto in merito che devo fare. Io qui in quest'aula mi sento un amministratore come loro. E quindi noi abbiamo l'obbligo morale di informare la città e non di dire cose che non rispondono a vero.
Quindi detto questo, egregio Presidente, io voterò a favore di questo provvedimento, ringraziando l'assessore per la scelta e per il lavoro che ha fatto, assumendo le responsabilità che la città ci ha affidato. Grazie. Casino. Consigliere Episcopia, prego. Con toni normali. Sì, grazie Presidente, saluto al Sindaco e agli assessori presenti. Io ho ascoltato molto bene le parole dell'assessore, al quale va il mio saluto e al quale va anche le mie comunque congratulazioni per il lavoro svolto in relazione a questa delibera. Stavo un po' riflettendo sulle parole del guru Leonetti e mi faceva un po' riflettere, no, sul il fatto, no, che additava responsabilità regionali a questa amministrazione. Quindi chiariamo questo concetto, poi a mio modestissimo avviso io non so chi c'è nel governo regionale che ha portato avanti questa legge, chi l'ha tra virgolette sponsorizzata, però ad oggi tra virgolette noi abbiamo questo provvedimento al quale comunque dobbiamo rispondere, non possiamo rimanere inermi. Io penso che il lavoro svolto in commissione è stato abbastanza positivo anche da parte della minoranza, direi, perché è durata molto la commissione, sono stati affrontati parecchi temi nella commissione stessa. Quindi se da una parte si dice che l'amministrazione assume un comportamento inerme, dall'altra sempre il consigliere Leonetti dice però comunque avete convocato la commissione sul PRG, però abbiamo fatto la commissione, c'è un po' un controsenso in quello che si dice. Io penso che i criteri inseriti nella delibera siano abbastanza chiari, cioè noi non abbiamo voluto fare figli e figliastri, abbiamo dettato delle regole precise, chiare, in relazione alle quali tra virgolette bisogna conformarsi. Quindi questa, voglio dire, queste affermazioni che lasciano il tempo che trovano non trovano riscontro, anche perché se andiamo a leggere la delibera noi innanzitutto escludiamo i rioni Sassi da questi interventi e tra l'altro poi prendiamo discipliniamo in maniera chiara in base alla planimetria anche al PRG quelli che sono tra virgolette gli edifici che non possono essere tra virgolette a quali non può intervenire alcuna modificazione dell'uso. Quindi un dettame chiaro che veramente non va a indicare gli immobili, che a mio avviso quello sarebbe stato tra virgolette un comportamento che lasciava un po' perplessi, una idea chiara con delle regole abbastanza definite, che non va, tra virgolette, a intaccare anche dal punto di vista del lavoro svolto che stiamo svolgendo sul regolamento urbanistico. E mi ricollego al consigliere Casino, cioè non ci si può accusare di non aver approvato ancora il regolamento urbanistico quando, voglio dire, e noi, no, mi fa anche abbastanza ridere, quindi non voglio neanche ribadirlo. Detto questo, penso che la definizione di quelli che sono i criteri stabiliti dalla delibera trovano la mia completa disponibilità anche alla votazione della delibera stessa, a riprova che abbiamo cercato di definire al meglio, in una maniera più celere possibile, criteri generali che non vado per lo punto a definire o meno determinati edifici per la modificazione della destinazione d'uso. Quindi io già tra virgolette anticipo la dichiarazione di voto e voterò in maniera favorevole a questa delibera. Grazie. Grazie consigliere L'Episcopia. Ci sono altri interventi? Prego. Consigliere Scarola. Sì, grazie Presidente. Vorrei, a proposito di questa delibera, solo mettere in evidenza alcuni punti che avevo già
quesiti posti nella seconda commissione, saluto l'assessore Cangelli perché per i noti motivi non ha partecipato alla stessa, e soprattutto quel che riguarda i rioni Sassi, perché come avevo avuto modo di dire in commissione, la delibera prevede l'esclusione totale dei rioni Sassi e fa riferimento alla planimetria applicata. Io credo che forse è più giusto nel deliberato indicare che l'esclusione dai rioni Sassi vale per quegli immobili che oggi sono destinati ad attività residenziale, direzionale o commerciale, perché credo che già oggi vi sono fabbricati destinati ad attività alberghiera e lo stesso PRG dei Sassi prevede che in alcune zone dei Sassi vi è la possibilità sia per servizi che per destinazioni di tipo alberghiero. Quindi diciamo c'è una discrepanza tra il deliberato e quella che è la tavola allegata. Poi c'è un'altra questione che avevo già messo in evidenza, che è la questione dei cosiddetti standard, perché oggi andare a riqualificare, quindi cambiare destinazione un immobile che è inserito nel centro storico destinato ad attività residenziale e trasformarlo ad attività turistica ricettiva compone un incremento di standard che l'amministrazione comunale, come dice la legge regionale, dovrebbe comunque, per poter rendere operativo il cambio d'uso, stabilire un indennizzo. Per cui non basta soltanto approvare questa delibera, bisogna deliberare gli standard e soprattutto, e questo dico anche, è un appunto alla stessa legge regionale, perché quando si parla di possibilità di cambio d'uso, si parla dell'uso degli immobili, ma poi sarebbe stato più giusto anche indicare qual è la modalità edilizia del cambio d'uso, perché nel centro storico, in alcune zone che vengono anche indicate in questa delibera, sono consentite solo opere di manutenzione straordinaria. Quindi andare a fare un cambio d'uso e non avere possibilità di ristrutturare o eventualmente demolire mantenendo le quinte per poter destinare l'immobile ad albergo rende la delibera comunque non operativa. Per quel che riguarda, io mi sono confrontato con l'assessore ed ero anche d'accordo con l'esclusione che riguardava quelle che erano le quinte che si affacciavano sui Sassi. Infatti ho anche avuto una lunga discussione con l'assessore, ma quello che io credo che poi da quella che era l'idea, vedendo poi qual è la tavola finale, io non entro nel merito quale è stato escluso da queste quinte, quale è stato inserito, cioè la proposta dell'assessore mi trovava completamente convinto. Credo che poi nella discussione politica ci sia stata nella maggioranza, siccome alcune cose sono cambiate, io diciamo è questo che mi pone alcuni dubbi sulla delibera che poi effettivamente viene in consiglio comunale. Grazie. Grazie Giovanni. Ci sono consigliere Iacovone, Pietro. Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera Sindaco, buonasera Assessori. Io intanto vorrei iniziare il mio intervento diciamo facendo anche un pubblico riconoscimento alla struttura e all'assessore Cangelli che in effetti ha lavorato diciamo piuttosto intensamente, seppur in un periodo limitato, cioè nella parte finale delle ultime settimane, per elaborare una proposta come quella che ci giunge in questa seduta del Consiglio Comunale. Tuttavia, insomma, non posso non rimarcare voglio dire, che si sta perdendo una ennesima occasione per ragionare ed assumere una decisione di questo peso, non circoscritta esclusivamente alla struttura e ai componenti del Consiglio Comunale, ma bensì sarebbe stato necessario, sarebbe stato opportuno avviare un confronto con la città, far sì che ci fosse realmente una decisione frutto di una partecipazione condivisa, democratica, che assumesse poi una decisione frutto della condivisione da parte di chi, cittadini, associazioni di categoria, professionisti, avessero avuto la possibilità di confrontarsi sulla proposta elaborata dal Consiglio Comunale. Quindi io non posso assolutamente non rimarcare questo aspetto, cioè 120 giorni, lasciamo stare insomma, quello che è accaduto in precedenza, ma i 120 giorni
a mio avviso è un tempo sufficiente per elaborare una proposta e per, diciamo, avviare e per eseguire un confronto con la città. Guardate, non stiamo assumendo una decisione che deve essere e deve interessare soltanto un numero esiguo di persone o soltanto gli addetti ai lavori. Stiamo assumendo una decisione che ha una valenza non soltanto urbanistica per, diciamo, la modifica degli standard che ovviamente questa decisione comporta all'interno del centro storico e, come bene hanno detto sia il presidente Scarola che il collega Lionetti, ma anche una valenza di natura economica, anche una valenza di natura sociale, anche una valenza di natura ambientale. Noi non possiamo sottacere che un intervento di questo tipo, diciamo, ha conseguenze di questa natura. E a decisioni di questo tipo io mi aspetto che l'amministrazione sia attenta, prima di adottare queste scelte, di avviare un confronto con la città, come è sempre stato in passato. Il regolamento urbanistico, di cui pure si parla e si tratta, prima di giungere all'approvazione degli organi competenti della regione, è stata, diciamo, metabolizzata, è stata oggetto di confronti ripetuti con le associazioni di categoria, con i professionisti, con i cittadini. Ciascuno di questi ha potuto dare un proprio contributo. Questa, ovviamente, è una grave mancanza. Non si può assolutamente sottacere tutto questo. E anche noi inizialmente ci siamo quasi ripiegati, involontariamente devo dire, nelle commissioni, a fare una scelta, insomma, di carattere questo palazzo sì e questo palazzo no, c'è da aggiungere questo e da togliere l'altro. Ovviamente ci siamo accorti che non era quella la strada giusta, non è quella la strada giusta. La strada giusta ovviamente è un'altra. La strada giusta è quella che noi ovviamente abbiamo sintetizzato all'indomani di una discussione che abbiamo fatto all'interno della minoranza, in cui abbiamo ovviamente precisato che ci sono non tanti ma due aspetti fondamentali che vogliamo sottolineare. Intanto la difficoltà della scelta non può assolutamente essere una scelta condotta così come è stata effettuata. Non può essere la struttura, non può essere la stanza dell'assessore, il suo gruppo di collaboratori, la maggioranza, ma neanche il Consiglio Comunale, io dico, che può o non può inserire immobili di questo tipo. Perché se entriamo nel merito, io mi sono, diciamo, permesso di farlo nel corso dell'ultima seduta della Commissione, ho visto che rispetto agli obiettivi, rispetto agli indirizzi, seppur lodevoli, che sono inseriti e che hanno determinato i diversi criteri, poi ci sono delle anomalie, cioè come mai, diciamo, questo è stato escluso pur non avendo un interesse pregnante dal punto di vista storico e quell'altro che pure, diciamo, quell'altro edificio che pur è stato realizzato nello stesso periodo risulta escluso? Come mai lo stesso edificio in cui noi oggi stiamo svolgendo il Consiglio Comunale risulta escluso? Non è una quinta, diciamo, che merita interesse, non è un palazzo dal pregnante interesse storico, diciamo, territoriale, questo dell'amministrazione provinciale in cui stiamo? Eppure è escluso. Si può fare un bell'albergo, io non lo escludo a priori, nessuno di noi esclude a priori, ma questo è l'esempio, diciamo, che noi abbiamo voluto segnalare per, diciamo, comunicare che effettivamente la modalità seguita non è quella corretta, da un lato. Dall'altra ovviamente c'è la vicenda del mancato coinvolgimento da parte di tutti. Quindi noi ci siamo, diciamo, preoccupati di lanciare questo tipo di attenzione e ci attendavamo in realtà che ci fosse una diversa sensibilità nell'accogliere questo tipo di posizione da parte nostra, ma ancora una volta notiamo che c'è una chiusura. Lo notiamo, assessore, dalle sue parole, se ovviamente sono parole che sono espressione della posizione della maggioranza, non sono le nostre posizioni capziosamente insinuanti oppure demolitori, no,
se noi avessimo offerto una soluzione, saremmo sembrati arroganti, avremmo, diciamo, palesato ai vostri occhi una visione diversa, la nostra. Noi abbiamo detto sostanzialmente che così non è possibile procedere e vogliamo e speriamo che la maggioranza abbia la sensibilità per avviare congiuntamente a noi la ricerca di una soluzione che deve essere altra. Questo è il tema politico che abbiamo lanciato. A noi, voglio dire, tutto sommato ci sarebbe stato anche utile dire ci mettiamo l'altro edificio anziché diciamo quello che avete inserito voi, oppure avviare una trattativa di mediazione. Francamente è una cosa che non abbiamo, non ci pensiamo assolutamente di fare, non vogliamo assolutamente ragionare sulle soluzioni e sugli immobili che sono stati esclusi, ovvero quelli che sono stati compresi. Vogliamo soltanto realmente avviare un processo politico nuovo, diverso, che riguarda l'urbanistica, che è comunque frutto di una storia pregressa di questa amministrazione nel corso degli anni, che non può con questa decisione ovviamente essere compromessa. Capiamo le difficoltà, però a nostro avviso ci sono i tempi e le soluzioni per trovare una scelta condivisa che vada nella giusta direzione e nel rispetto del nostro centro storico, del nostro territorio e della nostra comunità. Grazie, grazie consigliere Iacovone. Ci sono altri interventi? Prego. Consigliere Cotugno. Sì, grazie. Per capire, noi stiamo approvando una delibera che insieme alla relazione che ha illustrato l'assessore ha un elenco degli immobili esclusi e una planimetria allegata con una diversa colorazione in cui gli ambiti di colore azzurro, che sono quelli che ricadono prevalentemente nei sassi, ma ce ne sono alcuni anche fuori dal perimetro, sono esclusi, così come sono esclusi quelli di colore bordeaux per altre motivazioni. Tutto quello che è grigio, diciamo, sostanzialmente, diciamo, può essere, diciamo, trasformato ai sensi della norma regionale. Questo, insomma, per un'altra precisazione. Nei termini dei 120 giorni, che non so quando scadono, credo il 2 luglio, se non approviamo una delibera, qualunque essa sia, vale la legge regionale. Varrebbe la legge regionale. Ovviamente con alcuni limiti che riguardano, diciamo, i sassi o alcune norme, ma, diciamo, gli ambiti complessivi, soprattutto quelli che ricadono sul piano, potrebbero essere oggetto di trasformazione ai sensi del comma a cui si fa riferimento nella legge. Quindi, cioè, se noi non approviamo nulla, e qui, diciamo, perché sottolineo questo? Perché non capisco, diciamo, l'obiezione che viene fatta quando si fa riferimento al regolamento urbanistico, alla partecipazione o ad una, diciamo, maggiore condivisione, ovvero si dice l'assessore ha fatto un ottimo lavoro, mi vorrei dissociare, anzi mi dissocio e poi spiego le ragioni. L'assessore ha fatto un ottimo lavoro, però, diciamo, dobbiamo rifarci al regolamento urbanistico, dobbiamo, diciamo, fare in modo che questa operazione di eventuale trasformazione sia maggiormente partecipata, ovvero di che cosa stiamo parlando.
Stiamo parlando di una norma in deroga, così come diciamo, la legge regionale motiva con tutte le obiezioni a cui faceva riferimento il consigliere Scarola rispetto poi all'attuazione, che in parte possono stare nelle norme tecniche di attuazione, in parte stanno diciamo, in quelle che sono le specificità che riguardano i sassi, in parte stanno diciamo, nelle leggi vigenti, è evidente che diciamo, un collegamento fra queste andrebbe diciamo, meglio definito attraverso anche un criterio con cui si attua poi la norma. Ma quello che non ho capito e non capisco, e di qui perché non c'è stata neanche una proposta, non la approviamo, vale la legge regionale. Dobbiamo diciamo, andare con una maggiore partecipazione, non abbiamo il tempo, passano i 120 giorni e entriamo in quel meccanismo di, diciamo, di conflitto a cui diciamo, soprattutto alcuni che mi hanno preceduto negli interventi dovrebbero avere memoria e ricordare. Faccio un esempio. C'è stato un altro caso nella precedente consigliatura, anzi più di uno, di norme in deroga rivenienti anche da leggi nazionali che davano alle amministrazioni comunali, in particolare a Matera, tempo 120 giorni per intervenire eventualmente per correggere o inserire alcuni. Faccio riferimento, così siamo più chiari, al piano Casa 1, in cui 120 giorni passarono tutti. Non c'era, diciamo, regolamento urbanistico che tenesse in quell'occasione, tantomeno, diciamo, i fautori di questa, diciamo, apprezzabile rilettura del senso dell'urbanistica, in quell'occasione hanno avuto, diciamo, sono stati un po' come lo smemorato di Collegno. In quell'occasione si sono scordati, diciamo, di che cosa. C'è Adduce che tenta di distrarmi per farmi perdere il filo, sa benissimo che il filo non lo perdo. E infatti, siccome io sono rimasto sulle stesse posizioni, resto sulle stesse posizioni. Vado quindi, non capisco questo diciamo, passaggio in cui il grande valore che ha l'urbanistica, che viene sempre sottolineato, in alcuni casi vale, in altri casi non vale. Cioè se ci stiamo noi lo facciamo come diciamo noi, se ci stanno gli altri stanno sbagliando, perché bisogna applicare diciamo, il senso della partecipazione, delle norme, il regolamento urbanistico, dove approvare e così via. Questo diciamo per quanto riguarda la premessa, ricordando a qualcuno appunto piano casa e i 120 giorni che passarono diciamo, tranquillamente. E quindi non entro qui nel giudizio, sto semplicemente mettendo in fila e ricordando alcuni procedimenti e come sono andati. Veniamo diciamo a quello che viene proposto adesso. Si sta riproponendo attraverso una legge regionale uno strumento in deroga alla strumentazione esistente, attraverso la quale, per le motivazioni diciamo, elencate nella norma, è possibile fare una trasformazione diciamo, di carattere di destinazione d'uso di alcuni immobili. E si dice al comune, ai comuni in questo caso, di individuare, specificando diciamo le razioni in maniera precisa, quali sono quelli che eventualmente devono essere esclusi da questa. Un lavoro è stato fatto ed è stato anche indicato le ragioni, una che riguarda diciamo, l'ambito dei sassi, l'altro che riguarda una parte del centro storico. Il resto diciamo, si può fare. Noi, credo tutti, abbiamo bene diciamo in evidenza, ed è stato più volte sottolineato, come in questa città da tempo, e anche per le ragioni che attengono diciamo, la nomina a Capitale Europea della Cultura nel 2019, abbiamo diciamo, chiaro una mancanza di posti letto. È stato più volte sottolineato, viene messo in evidenza questo, tant'è
che nella discussione anche del regolamento urbanistico, una delle ragioni per fare un ulteriore approfondimento con il pianificatore alla luce della nomina era quella di provare ad allineare per quanto possibile, senza incorrere in quelle evidenze che, a cui faceva riferimento il consigliere Leonetti, ex assessore all'urbanistica, no? Quelle evidenze per allineare, diciamo, il regolamento urbanistico anche, diciamo, a questa nuova situazione. Lavoro che in parte si sta facendo e che deve, senza incorrere in una nuova assoggettazione dello strumento, possibilmente, per evitare che invece di adottarlo e renderlo operativo nel corso di 2 o 3 anni, perché tanto ci vorrà dal momento in cui lo approviamo, passa tutto il resto, quindi 2 o 3 anni forse, e quindi 2 o 3 anni non sono un tempo sufficiente per, diciamo, rendere operativi nel corso di questo periodo, ove eventualmente ci fosse la necessità di intervenire per fare, diciamo, alberghi, perché qui parliamo di strutture, diciamo, alberghiero, turistico alberghiere. In commissione è stato poi tra l'altro specificato il senso di strutture turistico alberghiere, perché noi, diciamo, in questo momento siamo di fronte a che cosa? Siamo di fronte ad una sorta di deregolamentazione di alcuni fenomeni che si stanno verificando, e forse va anche bene che sia così, in cui una serie di residenze diventano bed and breakfast o case vacanza, questo per soddisfare, diciamo, alcuni bisogni, alcune situazioni. Ovviamente il rovescio della medaglia è che non si trova più una casa in fitto a Matera, perché è più conveniente investire in questa direzione piuttosto che in un'altra. Ma voglio dire, i B&B e le case vacanza non soddisfano il bisogno di posti letto, ovvero non rispondono alla domanda di nuove strutture alberghiere. Forse anche per questa ragione il governo di centrosinistra, credo primo firmatario il capogruppo del PD Roberto Cifarelli, diciamo, sottopone e fa approvare al Consiglio regionale una norma che va in deroga agli strumenti, diciamo, urbanistici. Io sono stato sempre contrario e sono contrario alle deroghe agli strumenti urbanistici. Sono contrario però per una motivazione, se mi permettete, me la attribuisco in questo modo, un po' più nobile di quella che è stata messa in evidenza. Perché io credo che la pianificazione urbanistica ha un valore molto alto, in cui, diciamo, la relazione con i modelli di sviluppo economico e sociale è molto stretta, in cui si definisce insieme al regolamento urbanistico il perimetro di quello che diventa il piano strutturale, in cui si ridefiniscono una serie di funzioni complessive nella città, no? In cui si mettono in relazione fenomeni di questo tipo con il progetto, diciamo, di sviluppo economico e sociale che sia la città. Non sono, diciamo, contro lo strumento in deroga perché mi piace modificare un pezzo piuttosto che un altro. Ho un senso molto alto del regolamento urbanistico e degli strumenti di pianificazione, cosa che non ho avuto modo di leggere. Per cui anche quando si fa riferimento alla storia urbanistica di questa città, scusate, smettetela, perché la storia urbanistica di questa città, diciamo, ha finito di esistere forse dagli anni 70 in avanti. Dal 75-80 ha smesso di esistere, ovvero da quando non è stato approvato il piano regolatore e data attuazione a quello. Quindi, diciamo, non richiamiamo impropriamente, c'è il libro di Adriano Olivetti, nella scuola di Olivetti, nella scuola di... Non lo richiamiamo impropriamente questo, perché stiamo parlando di altro e forse faremmo bene a ripiegarci, diciamo, con un po' più di costanza, anche strutturando gli uffici, in questo caso, con l'ufficio di piano, con un dirigente a tempo pieno, con un lavoro costante che deve essere fatto mettendo in relazione tutti gli strumenti. Su questa norma, per cui io mi piacerebbe capire se siamo perché non debba passare nulla qui e vale quella regionale, ovvero la deregolamentazione più completa, oppure se proviamo a delimitarne alcuni effetti. E se stiamo a questo, io, diciamo, come ho fatto in commissione, farò alcune proposte, perché non capisco, diciamo, la ratio per cui alcuni ambiti ci sono, altri no. Ho premesso che gli interventi di, diciamo,
di trasformazione di destinazione d'uso, così per essere chiari, non modificano, diciamo, il valore anche storico dell'immobile, ovvero non si modificano le quinte, non si modificano le facciate, si fa un'operazione di recupero, si modificano le funzioni all'interno. Non, tant'è che non è specificato, e questo, diciamo, è una, un elemento a cui faceva riferimento anche Scarola, non è specificato se eventualmente fosse possibile abbattere e ricostruire, perché in alcuni casi forse sarebbe anche più utile abbattere e ricostruire. Cito, diciamo, uno degli esempi che è rimasto appeso in questa città, che è quello della Banca Popolare del Materano. Non me ne vogliano i proprietari, ma, diciamo, ecco, per dire, quello, come probabilmente qualche altro palazzo che con un intervento di questo tipo potrebbe essere qualificato. Ma vado al dunque. Se approviamo l'elenco e la planimetria allegata, una parentesi, si fa riferimento agli standard. Ovviamente anche qui ne capirei il senso se il riferimento allo standard avesse, diciamo, una valenza alta, che vale nel momento in cui colleghiamo il regolamento urbanistico, il piano strutturale, le modificazioni, diciamo, le riqualificazioni e quindi la rigenerazione urbana e il ridisegno anche di funzioni che stanno all'interno. Ma ovviamente quando parliamo di centro storico e parliamo per esempio dei Sassi, far riferimento allo standard, e nello specifico quando si fa riferimento allo standard, ai parcheggi, alla mobilità, mi sembra, diciamo, un po' come provare a distrarre l'attenzione su argomenti che in questo caso, diciamo, andrebbero affrontati in maniera diversa. Quando dico andrebbero affrontati in maniera diversa, la dico così, in maniera tranciante, in maniera netta. Il centro storico deve essere precluso alle macchine. Precluso alle macchine. Cioè non è che se c'è un albergo dobbiamo metterci il parcheggio. Tant'è che se ci sono le poste, non è che noi ci mettiamo il parcheggio perché ci sono le poste. Se c'è, diciamo, il Banco di Napoli, non è che ci mettiamo il parcheggio. Sto parlando, diciamo, di immobili che sono lì al centro e che oggi, mi si dirà, sono stati fatti in tempo remoto, diciamo, quando probabilmente questi elementi valevano poco. Io, diciamo, propongo di inserire negli ambiti a cui si fa riferimento, siccome non ci sono le particelle e i nomi, diciamo, io non voglio, diciamo, incorrere in errore rispetto ai nomi esclusi o inseriti, li cito, diciamo così, poi eventualmente li approfondiamo. Personalmente, diciamo, ritengo che un immobile oggi adibito a uffici, al centro direzionale, le cui funzioni si stanno esaurendo, per esempio le poste, per esempio la Banca d'Italia, che le cui funzioni si sono esaurite da tempo, diciamo, noi dobbiamo, diciamo, questi immobili, diciamo, dargli una indicazione. Certo, se il regolamento urbanistico fosse operativo domani, io direi: bene, non andiamo con lo strumento in deroga, aspettiamo il regolamento urbanistico. Sappiamo tutti che l'operatività del regolamento urbanistico arriverà forse nel 2019, se non dopo, nella sua attuazione, non nel suo, diciamo, nel suo iter complessivo. Per cui se noi siamo interessati, e io credo che dobbiamo essere interessati, a dare la possibilità di avere ulteriori posti letto di albergo, però, perché la differenza qual è? Che se ho un albergo, ho una funzione definita, ho, diciamo, una qualificazione, se permettete, anche un po' diversa dalla casa vacanze del bebì, ovvero molto probabilmente l'albergo assume qualche persona che ci lavora, molto probabilmente, al contrario dell'ufficio che la sera viene chiuso e resta il centro storico o quel punto non presidiato, è presidiato sempre, no? Ci sono, diciamo, opportunità che, a differenza di un palazzo vuoto come la Banca d'Italia, come potrebbe essere le poste, come il palazzo dell'INA, come potrebbe diventare il Banco di Napoli,
No, a differenza di questo, una funzione di questo tipo, diciamo, renderebbe anche il centro storico chiuso al traffico, via del Corso, chiusa al traffico via del Corso, perché non si capisce perché via del Corso debba ancora, diciamo, avere la presenza delle auto, chiusa al traffico avrebbe un elemento di riqualificazione molto più europea, mettiamolo così, e con una visione urbanistica e di funzioni migliore di quanto non lo sia adesso, di quanto non lo potrebbe diventare con immobili che si svuotano. Io ci metterei pure Piazza del Mulino. Ovviamente dico questo perché? Perché nel momento in cui, diciamo, noi immaginiamo un momento di riqualificazione, molte di... Sì, sto finendo però, Leonetto, non è che solo quando parlo io. No, perdonami, consigliere, le regole valgono per tutti. Ha iniziato con te? No, non vorrei finire, ancora. Ho iniziato con Leonetto, è vero, vorrei finire con te. Quanto manca? Ah, ho già superato, vabbè, mi avvio alle conclusioni. Alle conclusioni, grazie. Quindi, diciamo, io sono... perché noi approviamo una delibera che chiarisca esattamente le ragioni per cui stanno dentro alcune cose e per cui non stanno dentro altre. Noto che la Banca Popolare del Materano sta dentro, la Banca Popolare del Materano è, diciamo, presidiata e attiva più di quando non lo sia il Banco di Napoli in questo momento dal punto di vista delle persone che ci stanno, le poste sono sostanzialmente svuotate e le poste hanno intenzione di trasferirsi come stanno operando, per cui non capisco perché il Banca Popolare del Materano c'è e le altre no. Io sono per tenerle dentro tutte queste, nell'ottica in cui, diciamo, sia possibile tenerle dentro dove è possibile, e tenerle dentro come si tiene dentro la banca, dove è possibile fare un cambio di destinazione d'uso. Lo dico, guardate, chiarito, diciamo, le modalità con cui si opererà con gli standard e, diciamo, il recupero degli standard, chiarito questo aspetto, io non immagino che il centro storico di Matera contenga immobili lasciati, diciamo, al nulla, come e le poste, come l'ex palazzo dell'INA, le poste sono al nulla, stanno andando via. E quindi le inserirei per una eventuale opportunità di inserire lì nel centro storico, diciamo, posti letto e alberghi, con, e chiarisco ancora una volta, la necessità che il centro storico sia precluso al traffico privato, tranne che per le operazioni, diciamo, di normale carico e scarico e quant'altro. Io, siccome, diciamo, non ho elementi per fare l'emendamento, nel senso che non c'è una particella, la mia proposta emendativa è di aggiungere la quinta che va dal Banco di Napoli all'UPIM come, diciamo, aggiunta di possibile trasformazione, e ho spiegato le ragioni per cui, diciamo, quei luoghi possono essere inseriti. Ovviamente questo perché se c'è un investitore che è in grado di fare un intervento di quel tipo, ben venga, perché i posti letto ci servono adesso e non nel 2023. Grazie. Grazie consigliere Cotugno. Ci sono... Prego. Consigliere De Mola. Prova. Grazie. Saluto ai consiglieri. Ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi che mi hanno preceduto e chiaramente in coerenza con quello che ho detto già in commissione, l'assessore, ho visto che adesso si è distratta, e comunque sono non d'accordo alla delibera che ha portato in consiglio l'assessore, motivandola già così come avevo detto in commissione, che l'esclusione totale dei sassi e quindi mettere esclusivamente alcuni immobili, come aveva già detto anche il consigliere Scarola, e quindi creare alcune disparità, diciamo, nella cinta del centro storico. Poi tra l'altro avevo anche detto già in commissione che secondo me era giusto anche l'interpellanza dei comitati di quartiere, visto che pure nei Sassi si è creato un comitato di quartieri, quindi capire come la pensavano i nostri concittadini che vivono nei Sassi in merito alla totale esclusione di tutto i Sassi da questa legge, che avrebbe potuto dare anche lì alcune opportunità per chi
è proprietario di alcuni immobili e quindi poteva sempre diciamo in accordo con il comitato di quartiere che si è appena anche formato. Quindi la mia idea è quella di dire all'assessore di portare in completo esclusione anche il centro storico dalla legge, quindi per creare e mettere in atto la via ordinaria, quindi non creare displasie fra proprietà e quindi tenere una linea ordinaria, quindi tutti sullo stesso piano, visto che i sassi potevano essere valutati anche in maniera diversa sia dall'amministrazione, ma soprattutto ribadisco dai nostri concittadini, assessore, l'avevo anche detto in commissione, ci sono i comitati di quartiere che potevano dare un grande contributo all'amministrazione, visto che comunque i cittadini vivono quella zona, potevano anche loro contribuire con risorse private all'ammodernamento di immobili esistenti nei sassi. Quindi io rimango della convinzione che bisognerebbe escludere completamente anche il centro storico e quindi mantenere, visto di riappropriare la nostra amministrazione dello strumento ordinario. Grazie. Grazie. Volevo solo dire se riusciamo, fra 10 minuti il sindaco deve lasciarci per impegni, non lo so, lo decide il consiglio, però se possiamo... Se possiamo stringere sugli interventi, perché no, solo per c'è la processione dei festeggiamenti. Permettimelo, Presidente, c'è una dimenticanza nell'elenco. Prego, nell'elenco degli edifici storici, Francesco, gli edifici storici, quelli menzionati. C'è il Palazzo Ridola, Palazzo Bronzini, abbiamo dimenticato di scrivere il Municipio Vecchio, che è una prima sede del Conservatorio. Palazzo del Sedile, va aggiunto a quelli, no, non è menzionato, eccetera. Va bene, grazie consigliere Vizziello. Ancora consigliere Scarola. Sì, grazie Presidente. Volevo solo fare un chiarimento con riguardo alla questione degli standard, consigliere Cotugno, perché credo il mio intervento precedente, no, per quel che riguarda, il mio intervento era proprio nella direzione che è chiaro che nei centri storici non possono essere trovati gli standard per la realizzazione di strutture alberghiere, per cui la compensazione va nel senso che, stabilito l'indennizzo, quello che si dovrebbe fare, stabilito, una volta che poi queste somme entrano, devono andare in un capitolo ad hoc del bilancio per poter realizzare un parcheggio ai margini del centro storico. Questo è una prima cosa. Per quel che riguarda invece la questione della legge regionale sugli alberghi, cioè non ci dimentichiamo che la stessa legge regionale consente al di fuori del centro storico oggi la trasformazione dei fabbricati a destinazione residenziale in attività alberghiere, quindi è operativa la legge per quel che riguarda tutte le aree esterne del centro storico. Per il centro storico, diciamo, la regione ha dato questi 120 giorni di tempo all'amministrazione comunale per trovare le eventuali esclusioni. Poi c'è un altro tema, che la legge è comunque operativa fino al momento in cui, per cui io non so se nei Rioni Sassi qualche progetto è stato presentato, anche perché questi cambi possono avvenire anche con DIA oggi, per cui io credo che gli interventi che siano già iniziati credo che siano operativi e quindi, come dice il DPR 380, vadano completati nei 3 anni successivi. Grazie Mario Lì. Prego. Buonasera a tutti. Niente, inutile fare riferimento a questa legge regionale, ne abbiamo già parlato ampiamente, 120 giorni, e volevo fare alcune riflessioni. Ho letto oggi sui quotidiani, oltre ad ascoltare oggi in quest'aula, le critiche volte dalla minoranza sulle scelte fatte da questa amministrazione, ma al contrario però non ho percepito o non ho compreso alcuna proposta alternativa a quella che è stata la scelta di questa amministrazione. L'unica cosa chiara che ho letto sui quotidiani è il riferimento positivo
fatto dalla minoranza, è positiva la legge emanata dalla Regione, che vi voglio leggere, ve la voglio leggere. Nulla da obiettare sulle buone intenzioni del legislatore regionale, evidenzia il comunicato della minoranza. Beh, io su questo sono rimasto un po' esterrefatto, mi aspettavo un atteggiamento diverso, considerato che le destinazioni d'uso del nostro centro storico vengono definite dalla Regione, lasciando solo 120 giorni al governo locale di prendere decisioni in merito. E quindi, in riferimento alla proposta di delibera, questa amministrazione non ha fatto una scelta, anzi ha fatto una non scelta, nel senso che, mi spiego meglio, per quanto riguarda il rione Sassi è stata confermata la pianificazione già in vigore, cioè quella che è prevista nel piano generale di recupero, quindi non abbiamo cambiato nulla su quello, mentre per quanto la stessa cosa è stata fatta per il centro storico, per circa il 90% è stata confermata la pianificazione prevista dal piano regolatore in vigore da Nigro, quindi cioè, alla fine questa amministrazione non ha fatto la scelta di confermare quella che è la programmazione già in vigore, la pianificazione già in vigore. Chiuso. Grazie consigliere. Allora possiamo, consigliere Duce, dichiarazione di voto. Sì, no, parlerò solo una volta, quindi non ho bisogno di fare dichiarazioni. Intanto penso che dobbiamo cercare in questi casi di sfuggire a una tentazione che è quella di rivoltarci addosso responsabilità, questioni che hanno avuto anche una gestazione complessa negli anni. Insomma, io credo che chi ha facoltà di intendere e di volere in questo Consiglio Comunale sa benissimo qual è stato l'iter del regolamento urbanistico e quali sono i motivi per i quali oggi quel regolamento ancora non è all'attenzione del Consiglio Comunale. Non le ripeterò perché rischiamo di perdere soltanto tempo. Così come anche le vicende che hanno riguardato alcuni momenti di utilizzazione di norme legislative che entravano in deroga rispetto alle normali procedure del settore urbanistico, vedi piano casa, sono state all'attenzione di questo Consiglio Comunale e questo Consiglio Comunale, non altri, ha praticamente agito con un'impostazione iperprotettiva della città, per ragioni che sono, diciamo, tutto dentro la descrizione che chiunque può fare della città di Matera. Voglio ricordare che per l'applicazione di quell'incentivo del piano casa 2 all'aumento volumetrico, noi non abbiamo soltanto escluso il centro storico, noi abbiamo escluso i borghi, noi abbiamo escluso la Martella, abbiamo escluso Serra Venerdì, Rione Spine Bianche, cioè abbiamo escluso i luoghi che sono stati creati, si sono sviluppati a seguito dello svuotamento dei Sassi, riconducendo lì una discussione, nulla accade per caso, il fatto che il Presidente del Consiglio Comunale abbia voluto omaggiarci di una copia di questo volume che riporta testimonianze importantissime della storia urbanistica, civile, sociale e anche economica di questa città, non è accaduto per caso, è accaduto a proposito, diciamo, di una discussione, di un punto all'ordine del giorno che guarda caso è questo e che ci impone in qualche modo di ricollegare questi fili. Utilizzammo una considerazione che quando indicammo l'esclusione di quei luoghi dall'applicazione della norma sul piano casa 2, cioè l'incremento possibile volumetrico eccetera, per la tipizzazione che quei luoghi, pur non essendo qualificabili come
recita la delibera, come luoghi in cui che hanno caratteristiche architettoniche, etnoantropologiche, monumentali, eccetera, ma costituiscono uno degli elementi fondamentali, direbbero quelli della nobile urbanistica, quelli che la nobile urbanistica direbbero i documenti fondamentali della storia, non della città di Matera, della storia dell'umanità, perché lo svuotamento dei sassi, la creazione di una nuova città, per la prima volta sul globo terracuo, forse sarà davvero l'unica volta, ha impedito, si è evitato la perdita della città e dei cittadini, grazie esattamente a questi che stanno scritto qui. Detto ciò, io concordo con il collega Cotugno sul fatto che dobbiamo entrare, diciamo, in maniera cauta su questi, su questa discussione. E quando però i consiglieri della maggioranza ci chiedono, ma voi allora cosa proponete? Io mi sarei aspettato che invece questa proposta venisse da voi. Voi dovete fare, voi della nobile urbanistica oggi avete il compito di fare questa proposta. Avete il grave, gravoso compito di fare questa proposta, contrapponendovi alla norma regionale e dicendo che la città di Matera non rientra in quella fattispecie, punto e basta, senza altre discussioni, e poi discutiamo con la regione. Perché io dico, quando mi è stato letto dal mito vivente Morelli la nostra dichiarazione, ha fatto bene a leggere lì, mi sarei aspettato tra l'altro dalla famiglia Morelli un'altra discussione su questa cosa, perché quando a sud del meridiano noi discutiamo di questi problemi, quando abbiamo discusso di questi problemi, ne avete discusso in maniera diversa da come le discutete oggi. Oggi dovete ricollegare i fili portanti della comunicazione e della elaborazione che avete fatto in questi ultimi anni. Almeno negli ultimi anni, non vi voglio richiamare a cose antiche, almeno negli ultimi anni. E tuttavia rimane il problema molto severo, perché quando diciamo le buone intenzioni della regione, quella ha fatto bene, perché 130 comuni della Basilicata hanno oggi la possibilità, e nessuno sta deliberando, ve lo dico, perché come ha detto il collega Leonetti prima, Ponti d'Oro stanno facendo, qualcuno che va a fare un albergo a Calvello, a Miglionico, tanto per stare vicino a noi, a Montescaglioso, a Pomarico, non vedono l'ora di dire qualcuno accomodati, evitando, diciamo, procedure. Noi no. Noi abbiamo un altro livello di complicazione, per cui oggi tocca alla maggioranza fare una proposta dura e difficile, complicata, lo so che è complicata. Se mi trovassi io nella vostra posizione, pure io avrei, diciamo, qualche imbarazzo e qualche complicazione. Ma oggi siete voi, e siete voi che siete chiamati a fare una cosa, non vi potete tirare indietro. E per esempio potreste dire, noi facciamo tutto rosso, noi seguiamo le vie ordinarie, noi entriamo nel giro di qualche giorno nella discussione del regolamento urbanistico e lì dentro regoliamo questa partita. Puramente e semplicemente, non c'è nessuna fretta, non abbiamo fretta, e quello che è accaduto qualche minuto fa, meritoriamente Saverio Vizziello dice ma quel pezzo non c'è, la stessa cosa che ha detto Cotugno, io la sposo in pieno, perché le poste no e Banca del Mezzogiorno sì? Vi rendete conto a che punto siamo? Che cosa facciamo qua? Ci mettiamo a fare con la matita rossa, blu, dove entrare, come entrare? Secondo, diciamo, attenzione, non ho nessun retropensiero, secondo una valutazione più che comprensibile, più che accettabile da parte di ognuno di noi, si può fare così questa pianificazione che è proprio tipica, diciamo, dei momenti della concertazione, mi avrebbe suggerito il collega Cotugno, con una pianificazione che può rientrare, diciamo, nell'ordinario, cioè con
la partecipazione dei cittadini col fatto che quella roba lì va vista in un certo modo, che c'è un elemento di protezione che va attivato e via discorrendo. Io capisco che questa cosa, quando si è dall'altra parte, imbarazza un po' di più, è un pochino più complicato, ma vi dovete prendere questa cosa sulle spalle e dovete dire alla città come vi volete regolare. Se vi volete regolare che domani mattina, come dice giustamente De Mola, chi figli e chi figliastri, lo metto fra virgolette tanto per capirci, oppure se vi volete regolare secondo un'idea, diciamo, organica dell'urbanistica, di quell'urbanistica nobile alla quale, diciamo, spesso vi siete richiamati. Grazie, consigliere Aduce. Allora, se non ci sono altri interventi, volevi due parole. Prego, prego. Grazie. Mi premeva fare alcune precisazioni. Il tempo che è stato dedicato, i 4 mesi che sono stati dedicati a questo lavoro, mi consentono di dare una risposta al consigliere Aduce e a dare risposte alle varie osservazioni. Non si è lavorato solo nelle ultime settimane, proprio per considerare l'impatto sul regolamento urbanistico, perché queste decisioni io le ho strada facendo condivise con il progettista del regolamento urbanistico e a verbale una dichiarazione dell'architetto Nigro che il 1° giugno diceva stiamo recependo nel regolamento urbanistico e valutando l'impatto nel regolamento urbanistico delle scelte collegate alla norma regionale, per cui il lavoro che c'è stato è stato necessario in questi 4 mesi, non sicuramente negli ultimi giorni. Per ciò che riguarda l'osservazione fatta da ultimo, è vero, la nobile urbanistica direbbe decidiamo tutto noi e non ci, la norma regionale non si applica affatto. A mio avviso tuttavia sarebbe miope non imporsi la ricerca di un punto di equilibrio, che verosimilmente vada incontro alle legittime aspettative di quei cittadini, imprenditori, ma anche aspiranti lavoratori all'interno di queste strutture alberghiere, per cui sarebbe a mio avviso colpevolmente miope escludere del tutto dall'applicazione di questa norma gli immobili del centro storico. Si è cercato di individuare un criterio che sulle prime era meno forte, per la verità adesso all'esito dell'ultima modifica che è stata proposta nell'ultima commissione a me pare abbastanza forte. La proposta emendativa sulla quale ovviamente è sovrano il Consiglio Comunale di Angelo Cotugno non mi disturba particolarmente, ma indebolisce il criterio generale, ma ovviamente mi trovo anche d'accordo in larga parte rispetto alle osservazioni che ha fatto, anche se scardina leggermente quell'equilibrio che avevamo trovato, ma mi dichiaro sin d'ora favorevole a quanto Angelo Cotugno ha proposto, perché è soltanto quell'amore di simmetria che mi spinge a dire queste cose. Quindi il tempo che abbiamo dedicato a questo è stato proprio la ricerca dell'equilibrio e il recupero di coerenza con il parallelo processo che stiamo portando avanti sul regolamento urbanistico. La tentazione di escludere tutto è stata forte, ma ritengo che non avrebbe fatto bene alla città di Matera, perché avrebbe precluso certe spinte di sviluppo economico che oggi a mio avviso vanno assecondate, con cautela ma assecondate. Grazie. Bene, allora possiamo, se i signori consiglieri vogliono entrare, che ci apprestiamo a votare. De Ruggeri. Allora, emendata.
Allora, la vogliamo ribadire con l'emendamento, me lo presentate? No, va presentato per iscritto l'emendamento. No, io chiedo scusa se ovviamente ho detto prima che la delibera non ha, diciamo, le particelle e quindi non sono in grado di scrivere le particelle. Ho invece indicato sulla planimetria quelli che sono, diciamo, i luoghi di cui si propone, diciamo, la possibile trasformazione, ovvero la quinta, chiamiamola in questo modo, che va dal Banco di Napoli fino al Palazzo del Lupin, quella quinta lì. Ne ho spiegato le ragioni, condivido l'osservazione sulla compensazione degli standard che deve essere ovviamente definita dagli uffici nel momento in cui viene fatta, diciamo, la questione. Quindi non avendo particelle e non essendo la delibera composta da il nome di quelli esclusi e da una planimetria di carattere generale, ho semplicemente inserito sul foglio, se la segretaria poi vuole verificare, quelli che sono gli ambiti che la cui proposta di emendamento. C'è solo un problema procedurale, sì. Consigliere Cotone, che questo emendamento, se alla presidenza può arrivare con la sottoscrizione. Sì, io però. No, dire, a prescindere dalla. Chiedo solo la formalizzazione, vabbè, anche se manca la particella, l'abbiamo capito, non è complicata, però la cortesia che se ci può, se ce la può emendare con. Chiaramente la Onorati non è. Dov'è? Tu hai cerchiato via del così qua di via del corto. Parlo in maniera più. Vizio che non c'è mai nessuno qua. No, Angelo. Ah, devi così, no. Non so se vale così. No, ma è comprensibile anche le motivazioni. Se magari possiamo. L'emendamento è otto firme, ci vuole così. Dopodiché otto firme servono per l'emendamento. Dai. Questa quinta qui e ho firmato qua. Allora, ancora qualche minuto, se ci potete. No, io prego. Nell'attesa che si firmi l'emendamento, solo una dichiarazione di voto molto breve, così, diciamo, serve anche a chiarire alcuni aspetti. Questo chiedo anche, come dire, il supporto alla segretaria e all'assessore da questo punto di vista. Cioè, e lo dico anche in maniera molto, diciamo, lo dico in maniera anche molto pacata, diciamo, ai consiglieri che hanno avuto alcune obiezioni. Il tempo di premesso che gli strumenti in deroga non vanno mai bene, ma il tempo di attuazione del regolamento urbanistico, ove noi dovessimo tenere dentro queste eventuali trasformazioni, cioè non corrisponde a quella che è l'esigenza dichiarata di carenza di posti letto. Quindi o la norma regionale, diciamo, ha alcuni aspetti positivi, che essendo una norma regionale vale per la regione. Io l'obiezione che avrei fatto alla norma regionale, consigliere Adduce, che ha un'esperienza non solo di consiglio regionale parlamentare, io una obiezione che avrei fatto è che avrei inserito, come normalmente viene fatto per lo sviluppo economico delle attività produttive, questa è un'attività produttiva, un incentivo per la realizzazione, mentre oggi noi troviamo una norma regionale che prevede le trasformazioni con investimenti, diciamo, da parte dei soggetti che sarebbero interessati, anche onerosi,
è l'assenza di qualunque capitolo di intervento finanziario a sostegno di un investimento di questo tipo da parte della Regione. Questa è l'obiezione che io mi sento di fare alla Regione da questo punto di vista. Ma parto sempre dal presupposto che se è vero che abbiamo carenza di posti letto, la responsabilità dell'amministrazione comunale di Matera, la responsabilità della maggioranza è trovare gli strumenti perché i posti letti vengano realizzati. Non approvare una delibera che prevede questo vuol dire rinviare a quando sarà approvato il regolamento urbanistico, che è una cosa seria. No, perché la operatività del regolamento urbanistico non è 6 mesi, mi dispiace, ma fatevi bene i conti. E quindi solo quelli che sono stati indicati, quindi sono stati esclusi i palazzi storici, sono stati esclusi alcuni punti, mentre altri, ovvero quelli che rischiano di rimanere vuoti, come è rimasta la Banca d'Italia, come rimarrà le Poste, come è rimasto il Palazzo dell'INA, io credo che sia più opportuno, piuttosto che tenerli vuoti, e non essendo di nostra proprietà non possiamo, diciamo, farci praticamente nulla, piuttosto che rimanere vuoti, è opportuno che vengano messi, diciamo, nelle condizioni di rendere, diciamo, un fattore economico di sviluppo in cui un investitore possibile possa intervenire, acquisirlo e farne una trasformazione. Meglio un albergo nel centro storico che un ufficio, ho detto prima che la sera non è presidiato, mentre l'albergo da occupazione è, diciamo, ha un presidio 24 ore su 24. Se le firme sono apposte sull'emendamento lo consegno. Lei deve formalizzare la proposta, sì. Non è solo la sottoscrizione della piantina, non è solo la raccolta firme sulla piantina. E cosa devo fare? Bisogna fare una nota una nota, siccome, ripeto, segretario, la delibera non ha nelle particelle ma ha una planimetria. Io sulla planimetria, consigliere, un secondo solo, le do la parola, un secondo solo, le do la parola. Beh, chi deve fare? Allora, consigliere Cotugno, la segretaria ci chiede di formalizzare. Consigliere Cotugno, un attimo solo. Allora, la segretaria ci chiede di formalizzare l'emendamento per iscritto. Non è... Chiediamo 5 minuti di sospensione, non c'è nessun problema. Per formalizzare l'emendamento, chiedo scusa, c'è una sospensione di 5 minuti per, va bene, diciamo, scrivere. Allora, c'è una richiesta di sospensione di 5 minuti, siamo d'accordo? Chi è a favore della... Prego. La proposta di sospensione riguarda... Per cortesia, parliamo una alla volta. Consigliere Adducci. Io vi prego, perché questo è un film, diciamo, assolutamente inguardabile. Noi non possiamo procedere in questo modo. Cioè, non possiamo fare la sospensione, prendere le matite rosse e matite blu e dire questo entra, questo esce. Prendete la responsabilità di sospendere la discussione. Prendiamoci 24 ore, 48 ore di tempo, ve lo dico sempre, quando si arriva a questo punto non preoccupate, voi avete una maggioranza straordinariamente compatta, tornate in commissione oppure non tornate in commissione, discutete, e per quanto ci riguarda possiamo anche discuterne noi, ma non è indispensabile, rifate alla luce di un dibattito, di una discussione che ha mostrato di avere anche, diciamo, un surplus di serietà molto forte, e si ritorna con le carte a posto, perché guai a noi se mo sospendiamo, ci mettiamo nel retrobottega a fare le strisce sulla planimetria. Bene, allora, sulla proposta di sospensione c'è già la dichiarazione contraria, se c'è una dichiarazione a favore così la mettiamo a votazione. Dai, calma. Presidente, chiedo scusa. Prego, ribadisco così. Ancora la richiesta di 5 minuti di sospensione, grazie. Va bene. Allora, io devo mettere a votazione la proposta della sospensione. Chi è a favore? Ok. Allora, la minoranza si allontana dall'aula. Allora, dobbiamo quanti votare. Sono? No, dobbiamo prima contare quante persone stanno, perché se non c'è il numero legale si scioglie la seduta. Bene. Allora, facciamo l'appello. De Ruggeri. Se n'è andata la partita dell'Italia. La Polla. Allora, De Ruggeri assente, La Polla Rubino. Presente, Rubino presente, Buccico assente, Vena presente, Sansone presente, Morelli presente, Toto
Tutto assente. Casino. Presente. Bianco. Presente. Fragasso. Fragasso. Presente. Vizziello. Presente. Cotugno. Presente. D'Andrea. D'Andrea. Marco c'è? È assente D'Andrea? No, è presente. Presente. Antezza Carlo. Antezza. Antezza non c'è. Sardone. Assente. Presente, scusami. Sono abituato a vedere. La macchia. Michele, la macchia. Assente. Tortorelli. Presente. Manicone. Assente. Sassovito. Assente. L'Episcopia. Presente. Tutti il resto hanno abbandonato l'aula. Adduce. Antezza. Abbandonato. Scarola. Non puoi stare in aula, consigliere Trombetta. Abbandonare vuol dire stare al di là del guado. Grazie, consigliere Trombetta. Va bene, contiamo, c'è il numero legale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allora il numero 14 non c'è, giusto? No. C'è il numero legale. Bene, la seduta viene aggiornata in seconda convocazione, così come non vi posso fare niente. Lunedì ne abbiamo 27 alle ore 17, così come convocato. Ci vediamo qua alle 17. Con la partita, col maxi schermo. Grazie.